Un giorno speciale, lieto, da segnare su una pietra bianca. Con queste parole il sindaco di Quadri, Silvio Di Pietro, ha aperto il Consiglio Comunale straordinario per l'encomio solenne al senatore Mario Turco. Alla presenza del prefetto di Chieti Forgione, del senatore Luciano D'Alfonso, di sindaci, dei dirigenti ANAS. Sindaco di Quadri, Silvio Di Pietro, perché, insomma, com'è nata la decisione di dare questo encomio al senatore? È nata quando il senatore Turco ha cominciato a frequentare d'estate il nostro paese, perché si è sposata una donna, figlia di un magistrato a Taranto, dove lui è nato, e quindi ha riacceso in ognuno di noi quei grandi valori che, storici e baronali, che avevano quella famiglia calabrese. E quindi, siccome viene spesso, è umile come noi, sta in mezzo a noi con molta semplicità, è attaccato al nostro paese, e quindi abbiamo pensato di dargli questo encomio e gratitudine per questo suo attaccamento al paese. Senatore Mario Turco, non è mancata l'emozione, qui gli hanno detto grazie per quello che lei ha fatto, soprattutto per il cantiere della Fondovalle, ma le hanno chiesto anche un impegno e lei si è messo a disposizione. Sì, è il governo che si è messo a disposizione con la presidenza del Consiglio. Abbiamo aperto questo tavolo sul Fondovalle, lo seguiremo perché sarà una delle opere che andremo a gestire direttamente con ANAS e con le amministrazioni interessate. Nello stesso tempo abbiamo una riprogrammazione dei fondi POR con il cofinanziamento europeo. Martedì 29 settembre il CIPE si riunisce, parlerà di Abruzzo, parlerà di programmazione. Faremo una programmazione di 218 milioni che verrà proposta dal Ministro del Sud e quindi apporteremo ulteriori risorse ai 115 milioni che andremo a riprogrammare. Cosa rappresenta per lei Quadri? Torniamo a Quadri. Sì, io sono legato in maniera affettiva a questo territorio dove periodicamente vengo a recuperare quelle energie mentali e fisiche che la politica oggi, ma il lavoro istituzionale che facevo prima, mi richiedevano di rimpinguare. Senatore Luciano D'Alfonso, anche un sopralluogo al cantiere della Fondovalle Sangro, questo è insomma un grande obiettivo raggiunto. Lei ha detto nel suo intervento: lo sviluppo si fa con le risorse, con le idee, con le procedure e con la presenza visiva. Certo, questo è un cantiere di 200 milioni di euro, atteso da 40 anni, che noi abbiamo fatto progettare, finanziare, abbiamo raccolto i pareri, abbiamo fatto fare il bando di gara, lo abbiamo fatto cantierare, adesso è in produzione. Oggi andiamo a vedere quanta parte del programmato è stato messo in produzione per cercare di capire se si rispetteranno i tempi contrattuali. Accanto a quest'opera riguardante la gomma ci sarà un'altra opera che Mario Turco ci deve aiutare a sbloccare, che è il finanziamento di 10 milioni di euro per la ferroviarizzazione da Quadri a Castel di Sangro. Noi vogliamo completare anche questa ferrovia, poiché Castel di Sangro è un punto di riferimento per tutte le terre alte di questa parte dell'Abruzzo.